momento, io non so poi a livello di cassa se sia tecnicamente fattibile, però anche semplicemente per levarlo agli altri, perché poi questo è comunque un giocatore che sposta, se ce l'hai tu è meglio. Questo c'hai ragione, il problema è che, ripeto, è un giocatore che vale tanto, che prende tanto e che comunque sia, più che sostituire Griezmann, Suarez andrebbe più a essere il dopo Messi, quindi è un po' più complicato. Però, cioè, sai, lì fai un ragionamento, cioè, tanto, cioè, il ragionamento, il Barcellona, cioè stiamo parlando delle quattro squadre più grandi del mondo, quindi lo può fare. No? Nel senso, fai un ragionamento di prospettiva, dici oggi c'ho Suarez, Messi, fra 5 anni c'ho Jovic e Griezmann. Secondo me con l'olandesino dietro, che quello ci farà stravedere, perché è veramente forte, e secondo me c'ha senso. Guarda, io non ho notizie in tal senso, nel senso che non è una di quelle situazioni che credo che sarà coperta almeno per un altro mese, perché è vero che il mercato si fa oggi, ma è anche vero che ci sono ancora talmente tante situazioni in ballo, tra come si andrà in fondo in Champions, tra chi si qualifica nei campionati diversi da quello italiano, perché poi sai, la differenza di un punto fra il quarto e il quinto posto fa la differenza di 50-60 milioni per il bilancio di mercato, quindi poi che ne so, c'è quest'altra pulcinellata del fair play finanziario che ha sdoganato sia City che Paris Saint Germain, veramente una cosa ridicola, e quindi insomma abbiamo archiviato anche questa cosa inutile del fair play finanziario, quindi mi aspetto 450 milioni minimo messi sul mercato da questi soggetti. Il Bayern oggi ha detto che farà la più grande campagna acquisti della sua storia, e io qui ad esempio ti do una notizia, io non ne ho ancora mai scritto, ma mi è arrivata, potrebbe essere Allegri il prossimo tecnico del Bayern, quindi insomma se mette un po' tanta roba. Certo. Ovviamente questo, il sondaggio poi fatto l'altro giorno da Mondo Deportivo, in cui dava il 70% dei tifosi del Barça che hanno partecipato e dicevano no a Griezmann, si sta riproponendo il nostro piccolo, perché sia Antonio Galletti dice preferisce Jovic, e che Giovanni Meleri dice gran giocatore ma non è prioritario in questo momento, e lui ritiene prioritario un altro tipo di giocatore, e cioè un centrale destro a ricambio di questo assolutamente, cioè, nel senso andando per priorità sicuramente gli investimenti vanno fatti in difesa, questo è fuori dubbio, ma sai, io lì ti ricordi, ne parlammo quando firmarono con l'Ajax la prima operazione, io francamente mi aspetto anche la seconda, però so che lì la Juve ci sta pensando, cioè sta spingendo seriamente. Allora, perché i giornali italiani dicono che c'è un accordo con la Juve, i giornali catalani dicono che c'è invece un accordo con il Barça, e è di oggi su Twitter di un giornalista catalano che dice che l'accordo tra De Ligt e il Barça è totale e manca solo l'accordo con l'Ajax, che però arriverà a breve. Le relazioni sono molto buone tra i due club, il centrale olandese ha rifiutato tutte le altre offerte degli altri club perché ha un solo obiettivo, giocare nel Barça e unirsi al suo amico De Jong. Ma secondo te dove sta più la verità? Io ti dico spassionatamente, io sono convinto che se c'era questo accordo lo chiudevano quando si è chiuso per il centrocampista. So che la Juve è pronta a mettere sul piatto, e mi dispiacerebbe molto, il giovane centravanti Moise Kean, e che all'Ajax questo tipo di giocatori e di operazioni piacciono. Io credo che stiano ancora trattando, se devo fare una previsione, poi magari domani vengo smentito e firmano l'accordo e la chiudono, però mi rimane questo dubbio, dico, cioè quando hanno chiuso una potevano chiudere anche l'altra, perché non lo hanno fatto? E mi rimane lì il dubbio, ecco.
Allora, ovviamente Giovanni aggiunge anche che poi c'è sempre aperto il discorso terzino destro, perché se Mido non è il titolare inamovibile, gioca ancora Sergi Roberto, però bisogna capire se a Valverde va bene, se alla direzione tecnica va bene questa situazione. Questo noi non lo sappiamo, però non vedo neanche in giro per l'Europa terzini destri. Devi portare da Latino America. Fatemi un nome del terzino destro. Devi portare da Latino America e formarli bene qua. Sì, sì, forse ha ragione Alberto. Guarda, magari vai a pescare qualcosa proprio tra il campionato argentino e quello brasiliano, però non prendi un titolare adesso. Perché no, esattamente, esatto. Non mi sembra, veramente, cioè non te saprei dire un nome. No, cioè, no, io uno di quelli che considero migliori in Europa è Cancelo, che comunque non è un fenomeno. Sì. Te la dice lunga di quello che è il livello che sta in circolazione. Sono d'accordo con te. Ovviamente arrivano anche i saluti da parte da Milano, come direbbe Alberto, da Via della Spelotitas, nostro Pietro Locatelli, che saluta Giovanni, che noi salutiamo, che dice Jovic tutta la vita. Quindi proprio il sondaggio non è peggio di quello del Mondo Deportivo, 100% per Jovic. Per Griezmann. Allora Giovanni, noi ti ringraziamo di essere stato con noi come sempre. E ti ringrazio io come sempre, ma che scherzi, assolutamente, per me oltre che un piacere è un onore, perché poi insomma poi lo sai, io poi lo ricondito sempre sui miei canali, sì, mi fa piacere, perché insomma è bene che giri un po' il nostro verbo, ecco, quello del Barça, intendo. Esattamente, il pacco è arrivato. Come hai visto, sì, l'ho messo sulla pagina. Sì. Giulio chiaramente se l'è già. Io guarda, considera che sul mio computer, che ho la fortuna di lavorare da casa, ho le tue spillette che mi sorridono tutte le mattine, quindi insomma, come dire, penso al Barça costantemente, ce l'ho davanti agli occhi tutti i giorni. Giovanni, io l'ho messo la spilla della Peña Blaugrana al mate. Al mate, sì, l'ho messo al mate. Alzo le braccia, arrivo secondo in questo caso. Va bene, un saluto a Giulio e un saluto al papà Giovanni. Grazie. Okay. Vi ringrazio, vi risaluto. Un saluto a Maxi, un saluto ad Alberto, ovviamente un saluto a chi ci ha ascoltato. Ciao Giovanni. Ciao Giovanni. Ciao e Giulio. Un saluto. Ciao. Benissimo. Allora Alberto, andiamo. Ok, andiamo a Via della Spelotitas. No, dopo ci andiamo da Pietro Catelli a Via della Spelotitas. Allora, Jovetic dimostra il suo olfatto del gol contro la Germania, titola Sport, Alberto. Quindi, e come no. Allora, tu sai sì, che arriva a correre a quasi 34 km l'ora Jovic? Sì. Hai capito? No, perché non è il tipico attaccante centrale. No, è un'altra cosa. È uno un po' veramente quasi da stile Barça, quasi da rivedere il Charrua alla sua età. Voglio dire un'eresia. Allora, andiamo nella pausa, così prendiamo i nostri e ci andiamo ad ascoltare alcune dichiarazioni da Leo, da Valverde dopo il finale della partita contro il Real Betis. Ballon pied, rientriamo subito dopo con i nostri. Ok. Leo Messi, che le dà ese abbraccio anche a Sergio Canales. Che tal, Leo? Buenas noches, enhorabuena. Hola, buenas noches, muchas gracias. Voy a tener por aquí todos los números porque son 33 hat-tricks en Liga, son 29 goles los que llevas ya en este campeonato. Igualas a Andrés Iniesta. No sé si te había, el número de partidos, no sé si te había pasado lo que ha pasado esta noche, que el público del Villamarín coree tu nombre y te ovacione después de un tanto. No, la verdad que no lo recuerdo, ¿no? Agradecido por la respuesta de la gente, la verdad que. Que siempre que venimos a este estadio nos tratan muy bien, más allá de ser rival, así que muy agradecido y feliz por la victoria, porque era una victoria muy importante. ¿Cuál es más difícil, el primero o el de la vaselina? No sé, tuve la suerte que fueron goles los dos, pero sobre todo que pudimos sacar los tres puntos, como dije recién, porque teníamos una oportunidad muy buena de aumentar la distancia por el resultado del Atlético y bueno, sabíamos de eso y no podíamos
Fanjaroy. Y hoy teníais un plan además, porque normalmente se ve al mejor Barça con el balón. Hoy teníais el plan preparado también para saber jugar sin balón, ¿es así? Bueno, jugamos con un equipo que trata muy bien la pelota, que mete muchos medios, que juega muy bien, que te sale jugando de atrás, que desde el arquero que empieza a hacer superioridad y la verdad que el míster leyó muy bien el partido, tácticamente hizo un partido perfecto y no sufrimos ningún momento, al contrario, cuando no teníamos la pelota estábamos ordenaditos y cuando la teníamos jugamos como siempre. ¿Os gusta así? ¿Os gusta así? Bueno, hay que adaptarse, ¿no? Son momentos y partidos puntuales y hay que estar preparado para todo y para lo que viene ahora, que viene cosa dura. 10 partidos, Leo, son 10 puntos de diferencia con el Atleti, son 12 con el Real Madrid. ¿Cómo de grande tendría que ser la hecatombe para el Barça para que no os llevarais esta liga? No, depende de nosotros, de saber que todavía no hay nada definido, que peores cosas se han visto. La verdad que es una buena ventaja, pero todavía quedan esos puntos y hay que seguirlo jugando como hasta ahora, sin regalar nada. Gracias, Leo, enhorabuena. Muchas gracias, chao. Las palabras de Leo Messi, el capitán del Fútbol Club Barcelona. Bueno, pues ovacionado de aquí del Benito Villamarín, y eso que le ha marcado también al Betis 23 goles a lo largo de su carrera. Es que los números y las cifras de Leo Messi, pues asombran. Como tú dices, pues queda menos, y los pasos que demos en forma positiva, con sumando 3 puntos y que nuestros perseguidores pues nos sumen, pues muchísimo mejor. Así que esta jornada se ha dado así, el Atlético pinchó, le hemos metido 3 puntos más. Y muy contento, ¿no? Porque cada vez queda menos, está más cerquita, pero bueno, todavía queda mucha liga, tenemos que ir partido a partido y bueno, seguir. Ahora hay un parón que nos va a venir muy bien, nos vamos de una manera magnífica, con un buen sabor de boca y nada, a cada uno pues con su selección, otros a descansar y para venir más fuerte, que queda lo mejor de la temporada. Una versión diferente en el día de hoy del Barça. ¿No os importaba que el Betis tuviera el balón porque sabíais perfectamente lo que queríais hacer? Sí, sabíamos que en saque de puerta y en inicio íbamos a ir a apretar arriba, pero en el momento que ellos nos pasaran o incluso que tuvieran el balón en la zona de medios, no nos importaba replegarnos, porque lo que no queríamos era quedarnos a dos aguas, ¿no? Porque ahí es cuando el Betis es peligroso, cuando juega mucha gente por medio y lo encuentran como los Celso, como Canales, y bueno, es lo que no queríamos, ¿no? Habíamos aprendido el partido de la primera vuelta y yo creo que el equipo lo ha hecho magnífico eso. Es que el que no se queda nunca a dos aguas es Leo Messi. Sí, bueno, ya lo sabemos, ¿no? De lo que es capaz. Nosotros tenemos más o menos la suerte de poder verlo en los entrenos. Nos sorprende, entre comillas, porque ya lo hemos visto hacer de todo y ser capaz de todo. Y para nosotros es un orgullo contar con él y que marque la diferencia de esta manera. Sergio, ahora os vais con el parón, con esos deberes hechos, en cuartos de final de la Champions, con esa final de Copa, con esos 10 puntos de ventaja con el Atlético de Madrid, 12 sobre el Real Madrid. No sé qué tendría que pasar de grande, de catastrófico para el Barça para que nos llevarais al menos ese título de Liga. Sí, bueno, al final también la Liga la hemos empezado todos con 0 puntos, ¿no? Y hemos merecido esta ventaja y la hemos hecho. Pero todavía quedan muchos puntos por jugar. Sí que es verdad que hemos sido muy regulares y que si seguimos en esta misma línea, pues tendremos mucho ganado. Pero no nos vamos a poner a pensar ni nada. Lo que queremos es que matemáticamente seamos campeones y para eso aún quedan jornadas y tenemos que seguir en la misma línea o incluso mejorar, porque como te he dicho antes, ahora es donde viene lo mejor de la temporada. Tenemos una final aparcada, la Liga la tenemos encarrilada, pero no todavía definitivamente. Y ahora pues queda la Champions, que quizás es lo más difícil. Sergio, enhorabuena. De nada, gracias. Las palabras de Sergio Busquets, un jugador siempre importante en el Fútbol Club Barcelona, además hoy arropado también por Arturo Vidal en el centro del campo. Genio de la lámpara, salí, la reputa madre que te parió, dale, vamos, salí. Who wishes my command? Ha marcado el pistolero uruguayo Alberto. Bravo, Charrúa, seguí así siempre. Eccoci che siamo di nuovo in diretta qui su Radio Barça Italia. Vi ricordo che questa è l'unica trasmissione, caro Alberto Polinori, in lingua italiana, non in itagnolo,
che parla del Football Club Barcellona, curata, prodotta e condotta dalla Vegna Blaugrana di Roma e fan club ufficiale del Barça per Roma e Centro Sud Italia. Allora, abbiamo il collegamento da Napoli. La pietra preziosa. Giussi Zaffiro, Baranì.